La lampada dei desideri. Allora, io volevo portare all'attenzione due problemi del Comune di Roma. Uno è perché in certi luoghi non tutti i disabili possono accedere. Io ho un'esperienza con Capodarco, dove mia figlia in una riunione del 9 novembre del 2016 gli è stato chiesto di mettere il pannolone, l'assessorato ne ha conoscenza, anche il pannolone, perché no, non c'era personale adatto a portarlo al bagno. La psicologa che era all'intervento, all'incontro, ha detto: ma non ti preoccupare Emanuela, il pannolone è libertà. Allora io dico: che fanno a fare 30 anni fisioterapia, lavorare sulle autonomie, quando poi a 30 anni ti devi mettere inevitabilmente il pannolone? Questo non è giusto, non è giusto che in un posto, che un posto per disabili sia vietato a persone con disabilità motoria, e se sono inserite doversi mettere per forza il pannolone. Quindi io so che il Comune di Roma sta lavorando su questo punto, però mia figlia è disperata, ha già subito danni fisici e morali, quindi vi prego di accelerare i tempi. L'altro motivo sono i soggiorni estivi. Noi siamo famiglie, siamo stanchi, siamo genitori che tutto l'anno abbiamo l'onere di assistere, siamo caregiver dei nostri cari, e anche i nostri ragazzi sono sempre a casa, non hanno possibilità di uscire, di farlo uscire. I soggiorni estivi, ormai ridotti a una settimana, almeno nella nostra ASL, la ASL Roma D, sono fatti sempre con molta prescia, si decide all'ultimo momento, perché non ci sono mai il disciplinare del Comune di Roma, la ASL non ha previsto ancora il regolamento, e quindi si arriva sempre, siamo arrivati anche al mese di luglio, e così le cooperative sono costrette a prendere degli alberghi molto più cari, a diminuire i giorni, e noi famiglie non abbiamo il diritto di prenotare come vogliamo, con largo anticipo e risparmiando un po', perché è sempre all'ultimo momento. Adesso la nostra ASL per esempio ha già sta facendo fare le domande, penso anche altre ASL, non lo so, poi interverranno gli altri, però il disciplinare del Comune di Roma non è ancora arrivato. La buona prassi che vorrei dire, la mia associazione, la Lampada dei Desideri, sta portando avanti un progetto di creare una casa editrice di libri per bambini gestita da persone con disabilità intellettiva. Questa per noi è una rivoluzione culturale, l'assessore già ci ha visto, perché è un lavoro intellettivo portato avanti da persone con disabilità intellettive, perché per noi la persona con disabilità, prima di essere disabile, è persona, e quindi la disabilità non è la mia vita, quindi diamo la possibilità a questi ragazzi di vivere. Grazie, buonasera.